È arrivato il momento di giocare. Entrambi sono buoni. Che la festa abbia inizio. Eccoci qua. Wow, sto abbastanza bene con i baffi. La partita è iniziata. Wow, che bella console che ha quello. Io non ho niente. Oh, ma sai che c'è? Credo di sapere cosa fare. Mi serve solo un pezzo di cartone ed è pieno qui in giro. Meno male che sono brava a creare. Eccoci sono. Ora si inizia. Applicherò della colla. Devo applicarne un bel po'. Ora devo aggiungere questo pezzo. Ci sta a pennello. Adesso posso aggiungere i dettagli. Fortunatamente so cavarmela anche a disegnare. Fiu, che fatica a colorare. Ma alla fine ne varrà la pena. Altra colla. Si capisce cosa sto creando? Ta-da! Sì, ho creato una vera console. Ma non è ancora finita. Devo creare ancora il gioco. Ci assomiglia al vero gioco, vero? Anche se non è animato, si capisce lo stesso e l'aggiunta dei colori aiuta molto. Wow, ma quanto ci vuole! Guarda com'è realistico! Non si direbbe nemmeno che è solo un disegno. Ok, ci sono quasi. Che si dice, Mario? Ora devo solo incollarlo a una base di cartone. Ecco, ora vedi un pezzo unico. Ma ora non più. I pezzi si devono poter spostare. Vedi come li riposiziono? È divertente, vero? Ah, fighissimo! Ok, sto vincendo. Wow, ma com'è possibile? Sono confuso. Oh, ma dici davvero? Ah! Non ci credevo, ma mi sto divertendo. Ciao! Che diavolo? Cosa sta succedendo? Wow, aspetta. Ma tu chi sei? Bene, bene, bene. Chi abbiamo qui? Pronti per la festa? Wow, che figata! Dunque, siete entrambi pronti? Oh, credo di averla rotta. Forse potrei usare questa. Questo coso cos'è? Accidenti, ora tocca a voi. Oh, e cosa dobbiamo fare? Dei giochetti? Sì! Ti prego, dammi tanti soldi. Cosa? Sì! Uffa! Ci devi riflettere. Non so. Oh, ecco, prendi. Sì, anche no. Che ci devo fare io? Ma forse... Rifletti, rifletti. Ho un'idea. Ehi! Il cartone è la soluzione. Ma starai scherzando. Chi vivrà vedrà. Ma oltre al cartone mi serve anche della colla. La applicherò al centro. E arriverò fino in fondo. Dopo prenderò questa striscia e la premerò sopra alla colla. Poi va applicata anche questa. Ancora una. Ora mi serve questa. Ci farò alcuni buchi. Ok, così può andare. Ora vedi questi due buchi? Dobbiamo assicurarci che stiano qui. Ancora una striscia. Com'è elastico! Userò delle forbici per tagliare l'elastico. E poi ci farò un piccolo nodo. Bisogna fare molta attenzione. Devo far sì che rimanga un piccolo anello. E qui ci attaccherò una graffetta. È così che deve venire. Ora infilerò l'elastico attraverso il buco. Devo tirarlo fino a che non arriva al nodo. La graffetta bloccherà l'elastico in modo da poterlo allungare in questo modo. Ora facciamo lo stesso nell'altro buco. Manca ancora qualche dettaglio? Vedi questo quadrato di cartone? Con questo compasso posso fare un bel cerchio. E toglierò il buco al centro. Ora devo solo colorarlo e ho scelto di usare il blu. E mi serve dell'altra colla. Ecco qua! Ma ne servono molti altri. Figo! Fatto! Vuoi giocare? Tu puoi essere il blu. Fighissimo, lo so, vero? E via!
Vedi come l'elastico spinge il pezzo? E più! Uno dei miei pezzi è finito dalla tua parte, evviva! Chi ha vinto? Io ho vinto! Sì, non è ancora detta l'ultima parola. Grazie, che figata! Ehi, Miles, condivideresti? Ehi tu qui, grazie. Dammi quel visore! Che dici, giochiamo? Facciamolo! Ehi, guarda dove siamo finiti! Mi piace! Vediamo! Ora va meglio! Bene, ora sono biondo! Ehi, non è giusto! Ok? Forza! È successo qualcosa, ma non vedo alcun cambiamento! Che succede? Iniziamo! Oh no, non sono pronta per combattere! Non mi va più di giocare! Miles? Cosa? Ehi! Oh no! Ci sei? Non mi piace quel gioco! Dammi il mio visore! Cosa? Ho detto dammelo! Ma cosa? Oh, sono confusa! Guarda, Mario sta ballando qualcosa! Cosa pensi stia vedendo? Ragazzi, siete pronti? Che succede? Accidenti! Insomma, questa è la vostra prossima sfida. Ok, e i soldi? Sì! Di nuovo! Ma non è giusto! A me sta bene! Facciamolo! Fammi vedere! Non mi piace questo gioco! Ehi, non sbirciare! Vediamo! Questa mi piace! Ed è così carina! La voglio e l'acquisto! Oh! Oh, non vedo l'ora di provarla! Testiamola subito! Io lo so! Posso creare una stampante tutta mia! Devo solo piegare questo foglio a metà! Ora devo tagliare quest'angolo qui! E anche qui! E devo farlo anche su questi! Ora riaprirò il foglio e taglierò lungo questa linea! Lo farò fino ad arrivare dall'altra parte! Ora ho due pezzi! E passiamo al prossimo passaggio! Taglierò dei piccoli triangoli lungo il bordo di questa striscia! E anche sopra! Velocizziamo un po' il processo! Ora piegherò tutti i triangoli! Bisogna avere molta pazienza, perché ci vorrà un po'! Bisogna assicurarsi che siano ben piegati! Quasi fatto! Ecco! Fiu! Bene! Ora dobbiamo attaccare i due pezzi insieme! Allineerò i triangoli lungo il bordo dell'altro pezzo e lo farò lungo tutto il bordo fino alla fine! Dovrebbe venire così! E una volta che i pezzi sono incollati insieme, bisogna prendere un bastoncino di legno e infilzare la striscia da parte a parte! Tagliamo la parte di legno in eccesso! Ora rimuoviamo del tutto il bastoncino. Ci servirà anche una striscia di washi tape. Posizioneremo una striscia qui. E ora ci attaccheremo sopra il bastoncino. E iniziamo a rotolare. Sì, proprio così. E ci siamo quasi. Ora riprendiamo la scatolina di prima e rimettiamo il bastoncino. E serve dell'altro washi tape. Arrotolato attorno al bastoncino. E facciamo lo stesso anche dall'altra parte. E aggiungiamo anche della colla. E attacchiamoci dell'altro washi tape. Ora diventiamo creativi. Si capisce cosa sto disegnando? Tra poco si capirà, lo prometto. Ritagliamo la parte della bocca. E una volta fatto, togliamo la striscia di carta. Ok, ora per l'ultima parte. Assicuriamoci che sui triangoli ci sia della colla.
e appoggiamoci questo pezzo così. Ora facciamo passare il rotolo di carta attraverso la bocca e blocchiamolo con un fermacarte. Ancora qualche dettaglio. Oh, ma non è adorabile? Sei davvero convinto di avere la stampante più bella? La mia è ancora più figa! E stampa dei bellissimi disegni, tutti fatti da me, ovviamente! Non è affatto male! E quella dove l'hai presa? Lo so, è troppo buffa! Aspetta, mi serve una cosa! Eccolo! E mi ci è voluto meno di 10 secondi! Non è spettacolare? Ma come? Sì, questa stampante 3D è fighissima! Lo voglio io! Cos'altro posso stampare? Un bel lingotto d'oro! Com'è pesante! Ma mi è venuta in mente qualcos'altro! Lo faccio? Oh sì, stampiamola! Evviva! Ehi, ma perché non succede nulla? Forse adesso? Dai, e stampa! Miles? Wow! Cos'è quel coso? Oh no! Che ne dici di fare una passeggiata? Beh, e adesso? Questa sfida sarà, piccola. Sì? Ma non l'ha presa! Peggio per lui! Ehi, e voi cominciate subito, ok? Bene! E? Ma dai, finalmente! I soldi! E io ne ho tantissimi! E io no, però! Dai, che ti andrà bene lo stesso! Io i miei li adoro! E boom! Mettiamoci al lavoro! Taglierò questo quadrato e poi mi servirà della colla a caldo! In questo modo posso fissare tutti i pezzi insieme! Ora va attaccato al quadrato! Altra colla a caldo! E lo metterò qui! Questo pezzo più lungo andrà posizionato qui! Fatto! Beh, almeno con questa parte! Ora devo attaccare questi quadrati più grandi! Li fisserò uno per uno! Ed ecco l'ultimo pezzo! Lo infilerò al centro! E ora passiamo a questi pezzi! Aggiungiamo della colla anche qui! Ecco, e ora manca una sola cosa! Infilerò questi stuzzicadenti! Ma ci servono ancora degli altri pezzi! Anche questo pezzo verrà infilzato! Ora devo solo infilarlo nella scatola e aggiungiamo questo elastico! Ora non si muoverà più! Facciamogli fare un paio di giri! Ecco! Molto bene! Infiliamo il pezzo nella scatola e attacchiamo gli elastici con le pinzette! Ora aggiungiamo qualche goccia di colla qua e là! E abbiamo quasi finito di creare un dispenser di caramelle! Ecco, ora va molto meglio! Infine aggiungiamo questi pezzi qui! E copriamo la parte fondamentale! Figo, eh? Aggiungiamo le caramelle! Ora basta spingere la leva per farle uscire! Ultimo, ma non meno importante, infilziamo questo pezzo con un bastoncino di legno! E tagliamo la parte in eccesso! Ed ecco una bella linguetta! Ma non abbiamo ancora finito! Seguitemi con attenzione, ok? Dobbiamo fare lo stesso per tutti e quattro i pezzi. E aggiungiamo anche qualche piccolo dettaglio. E ci serve un contenitore che andrà proprio qui. Ora sì che comincia a prendere forma. Wow! Santo cielo! Lo so, è fantastico. E l'ho fatto tutto da solo. Ma aspetta! Che fai? Devo aggiungere un'ultima cosa. È l'elemento più importante dell'intera creazione. Wow. Le caramelle!
Ah, ne vuoi? Vedi? Funziona! Wow! Yes! Adoro questo colore! Beh, il mio non sarà così complicato! Grazie! Che diavolo! Mi piace! Scusami tanto, la dimensione è perfetta! Ma ho molto lavoro da fare! E mi ci vorrà un bel po' di colla! Attaccherò tutti i pezzi insieme! Proprio così! E poi passiamo agli altri! La colla deve andare dappertutto! Questo pezzo dovrebbe entrare qui dentro, vedi? Manca ancora qualche passaggio! Questo pezzo va qui! E quest'altro pezzo va qui! Vedi questo bastoncino di legno? Tagliamolo! Incolliamolo a questo pezzo di cartone! E mettiamolo qui! Aggiungiamo della colla sui bordi di questo pezzo! Sì, ci siamo quasi! E ruotiamo il tutto! Inseriamo dentro questo pezzo! Ma c'è ancora molto da fare! Infiliamo anche questo pezzo! Ora prendiamo una penna e togliamo la punta! Ecco cosa ci serve! Ottimo! Tagliamo il legno in eccesso! E prendiamo di nuovo la colla, ce ne servirà moltissima! Ora aspettiamo che si asciughi! Bene! Ci sono ancora un paio di pezzi da mettere! Avremo bisogno di un altro po' di questi! Aggiungiamo questa pellicola di plastica! Mettiamo un pezzo anche sopra! Usiamo del nastro per far aderire la pellicola! Una volta fatto possiamo aprire il sopra! Vedi? Ma quanti dispenser ci sono lì dentro? Abbastanza per contenere tutte le mie caramelle preferite! Fantastico! Ho già l'acquolina in bocca! Adesso aggiungiamo le caramelle! Abbiamo degli M&M's! Che tra l'altro sono i miei preferiti! Poi mettiamo gli Skittles! E qualche altro tipo! Accidenti! Ora proviamo! Devo solo premere qui! Wow, vedi quante? Che ne pensi? Il mio rimane il più figo! Beh, buon appetito a noi! Upsi! Occhio con quel coso! Prese! Avete vinto entrambi, bravissimi! Wow, accidenti! Phew, spero tanto che voi abbiate la patente! Un'auto! Wow! Ti prego, voglio tanti soldi! Oh, ma è fantastico! Ed ecco i soldi! Sento già l'odore della vittoria! E con questi che ci faccio? Non è mica finito qui? Huh? Oh no! Ci ha tolto i soldi! Ma aspetta! Ecco qua! Grazie! Ora posso cominciare! Metterò questo cerchio nero qui! E aggiungerò questo cerchio più piccolo qui! Ora devo fare una cosa simile! Ho un altro cerchio nero! Ma questa volta ci aggiungerò uno giallo! Ecco! Tiriamo su il cartone! E ora ci serve della colla a caldo! Passiamola lungo questo lato! Ancora e... fatto! Attacchiamo un pezzo qui! E continuiamo ad aggiungere altri pezzi! E anche dell'altra colla, e questo pezzo va sul davanti! Ora usiamo la colla lungo questo lato, e come avrai già capito anche dall'altro lato! Mettiamoci un pezzo sopra! Mi stavo quasi per dimenticare questo pezzo qui! Ecco, e ci sta benissimo! Questo pezzo va qui! Per lo sterzo ci serve questa graffetta! Dobbiamo aprirla un pochino e infilarla qui! Ora attacchiamo lo sterzo alla struttura!
La graffetta lo terrà in posizione. Ta-da! Wow, che diavolo! Ecco la mia auto, vedi? Che strana che è! Io non ho ancora fatto nulla! Si guida benissimo! E non rimarrò mai senza carburante! Ora però mi è venuta fame! Hai qualcosa pure per me? Fammela chiudere a chiave! Bubu! Ecco fatto! Bubu! L'auto la posso semplicemente acquistare, sai che c'è? Oh sì, credo che mi divertirò un sacco! Ah? Ma che fai? Ecco! E addio! Wow, c'è troppo vento! Come si sta bene quassù! Julie sarà così gelosa! Aspetta, accidenti! Oh no! Phew! Cosa? Ci ho messo pochissimo. Mi hai spettinato i capelli. Scusami, non volevo. Questa sarà divertente. Guarda una corda. Dobbiamo fare un nodo. Vai. È così facile. Chissà cosa mangerò per cena. Quindi la passo qui sotto. Tiro su questa. Aspetta, dov'è il nodo? Oh, sei brava. Sì, dei soldi! Oh, ma non è giusto! Faremo una caccia al tesoro! È una gara di corsa, sciocco! Ecco, e io ho lasciato le scarpe da ginnastica a casa, sembra difficile! Non sono bravo a leggere le mappe! Buona fortuna, Joy! 1, 2, 3, via! Addio, perdente! Farò una telefonata veloce! Mi serve un po' d'aiuto! Sto vincendo, è un buon inizio! Penso che devo andare dritto, almeno credo! Aspetta, questo albero non è sulla mappa. Oh, il mio pollice lo stava coprendo. Sono sicuro di essere stato qui prima. Che scemo. Mi sono perso. Dite a mia madre che le voglio bene. Oh, la salvezza. Posso chiedergli aiuto? Ehi, devi aiutarmi. Sto cercando di raggiungere questo posto. Mi dispiace. Ma dai, sono disperato. Fammi vedere. Strano. No, non posso aiutarti. Ho capito. Che ne dici di adesso? Ora sì che va meglio. Allora puoi aiutarmi? Certo. Seguimi. Penso sia da questa parte. Seguimi. Vai più piano. È sicuramente attraverso questi cespugli. Forza. Ti ho detto che ti ci avrei portato. Siamo arrivati. Guarda. Non posso crederci! Ma quanto ci mette il mio elicottero? Ehi, qui! Sono qui sotto! Pensavo che sarebbe atterrato! Mi si scompigliano i capelli! Avrei dovuto chiamare un Uber! Non era meglio una scala? Ci sono! Meno male che sono brava a fare i nodi! Ok, sono pronta! Dimenticavo, ho paura delle altezze! Ci sono, è il momento più bello! Che cos'è quel rumore? Riesco a vedere il traguardo! E Joy! Sbrigati, portami laggiù! Vincerà! Mi devo sbrigare! E il vincitore sono... io! La mia non è stata una buona idea! Beh, almeno la vista è incredibile! Sembra che sto vincendo io! È spettacolare l'ultima moda di Parigi! Oh, tesoro, ciao! Mua, mua, mua. Allora, come stai? Abbiamo adottato una vagabonda, devo darle una sistemata. Dov'è andata? Accidenti! Queste le posso usare? Ma chi le butterebbe mai via? Le adoro! Vieni qui, mi stai mettendo in imbarazzo. Questa è la vagabonda e intendo la ragazza di cui ti parlavo. Puoi fare qualcosa con lei? Sì, sono un genio creativo, ma questa è una vera sfida. Ehi, come va? Cara, io amo le sfide. Questa gonna starà bene con il suo tono di pelle. Wow, com'è pulita! Non abbiamo ancora finito. Prova questa. È caduta.
Tanto non mi piaceva. Questa è così chic. Ma come ci sei riuscita? Non importa, mi piace. Mi sento come una principessa. Sembra ricca. Grazie. Prendi questi, per favore. E qualcos'altro per il disturbo. È stato un vero piacere. Addio, signora della moda. Quei vestiti sono orribili. Vanno nella spazzatura. Che mi è successo? Ok, siete pronte per disegnare? Riscaldiamoci con un arcobaleno. Un arcobaleno? Sì, è un bel riscaldamento. Lo so! La mia roba potrà finalmente tornarmi utile. Vediamo. Oh, ehi, piccoletto. No! Bravo, topino. Ah, ecco che cosa cercavo. Pronto per un po' di magia? Guarda come questi colori si trasformano in un arcobaleno. Devo solo farne uscire qualche goccia. Ecco fatto. Beh, quasi. Ok, mettiamoci al lavoro. È soddisfacente o cosa? Bisogna sfruttare ciò che si ha, giusto? Ecco, il pettine è tutto sporco adesso. Accidenti. Beh sì, molto sporco. Adesso staccherò il nastro. Niente come una bella linea pulita. Beh, diciamo più di 3 linee pulite. Ah, fatto. Grazie per l'aiuto. Abbastanza impressionante, non è vero? Immagino che vada bene. Ci penso io. Insomma, devo fare tutto da sola. Accidenti! Oh, che carino. Vattene. Ho bisogno di spazio per essere creativa. Interessante. Ovviamente, tutti quanti guardate ed imparate. È carina con tutti questi colori, vero? Ma quello che verrà dopo sarà ancora più bello. Vedi, a volte lavoro anch'io e una volta finito hai della sabbia arcobaleno. Guarda che tonalità vibranti, tada! È davvero figo! Non ho ancora finito! È come un piccolo personaggio arcobaleno che balla. Adesso ha una sua personalità, non trovi? Beh? Sono entrambe interessanti. Ecco perché siete entrambe vincitrici. Va bene. Prossimo round, che figo! Vai! Questo non è il mio colore. Devo mettere la testa qui, giusto? Finito! Altri soldi, sì! 15 euro. I soldi non sono tutto, posso ancora farcela. Ok, ho bisogno di qualcosa alla moda. Oh, i miei vestiti! Questi andranno bene. Ci deve essere qualcosa qui dentro che posso indossare. Modello numero 1. No. Questa sembra buona. Un po' troppo casual. Questa sembra interessante. Mi piace, ma è corta. No, sembro beh... Ultima maglia. No. Cos'altro posso indossare? Oh, ma certo, sono un genio. Sacchetti della spazzatura, mi è venuta un'idea. È ora di creare. Quanti bei colori. Sarò il più figo di tutti. Signora, devo prendere le sue misure. Facci piano. Che grande testa. È tutto così strano. Molto bassa. Ha quello che mi serve. Spero che sappia cosa sta facendo. Immagino che dovrò solo aspettare. Diamo un'occhiata ai campioni. Troveremo il materiale giusto. I migliori del mio negozio. Non lo so. Fidati di me. Oh, ok. Scelta eccellente. Ora per un po' di luccichio. Gioielli. Li prendo tutti? Ero già convinta, luccichio.
Ma come sei carina! Ok, devo darmi da fare. Com'è bella! Accidenti! Mi sento come una tenda da doccia. Vorrei farli scoppiare tutti. È ora di sfoggiare la merce. Che sfocciato! È perfetto! Wow! Adesso gli faccio vedere io. Trasuda classe! Allora, lo chiamo il robot da serata elegante. Adoro l'atmosfera futuristica. Guarda adesso. Che ritmo! Forse nessuno se n'è accorto, tesoro, così proprio non va. Ma... uffa! Come mi fa battere il cuore! Vorrei avere una macchina del vento. Mi hai commosso! Favoloso, semplicemente favoloso! Cosa sta succedendo? Oh, gli piaccio! Non è solo un vestito, è anche ecologico! Grazie! No, grazie a te! A quanto pare io sono più elegante! Guarda, questa stanza è molto più bella del mio cassonetto! È oro vero? Non ho mai visto niente del genere! Questa casa è enorme! Oh, guarda un po'! Credo sia arte! Wow! Un topo! Un animale domestico tutto per me! Mi ricorda il topo del cassonetto! Ecco a te, piccolino! Ehi, non essere avido! Mi fai il solletico! Che bei tempi! Vuoi uscire dalla gabbia? Va bene, non essere timido! Ciao! Ma come sei carino! Hai fame? Proviamo alcuni di questi semi. Ecco qui. No, non ti va? Ok, allora di più per me. Non male. In realtà non mi dispiacciono affatto. Ciao tesoro, ti stai ambientando? Che fai? Oh, mi sento male. Del cibo adesso, dammeli. Ehi, dove sono finiti i semi? Grazie. Adesso va meglio. Oh, non posso credere di averlo fatto. Ci darà la nostra sfida o cosa? Oh, un gadget, ok? Un gadget. Un gadget, eh? Oh, non dire altro. So chi chiamare. Oh, eccolo qui. È carino, vero? Ma devo apportare alcune modifiche. Bene, ora mettiamoci al lavoro, che ne dici? E parti! Sì, lo farò. Sto veramente vedendo quello che credo di vedere. Sì, è fantastico, lo so. Ora dacci dentro dentro! Ma dal momento che ogni artista ha bisogno di un po' di intuizione, ecco a te, piccolino. Pensi di poter disegnare un gattino? Nessun problema! Puoi sempre contare su di lui per fare un cerchio perfetto. Hai capito cosa sta disegnando? Dagli solo un minuto e vedrai. Guarda che linee perfette! Cosa diavolo? Non approvo affatto! Possiamo affidarci ai robot per fare arte? Beh, sembra di sì. Ah, show! Credo che abbia fatto. Ed è perfetto, vedi? Bene, adesso ti faccio vedere io. Ho solo bisogno delle forme giuste. Vediamo. Devo montare tutti i pezzi. Ed ecco qui.
Mi serve solo un pezzo di plastica e una foto sul telefono. Così, vedi? In questo modo. E puff! Puoi copiare. Abbastanza figo, vero? La creatività funziona sempre. Quasi fatto. Sta diventando super carino. Penso almeno. Ridicola! Allora chi vince? Per ovvie ragioni, Naomi! Non esiste! Ho sempre detto che la creatività ripaga! Stupido robot! Andrai nel bidone della spazzatura, hai sentito? No, tu sei la spazzatura! Oh. Cosa? Hai disegnato qualcosa per me? Dovrebbe essere divertente! Oggi la tecnologia mi ha delusa! Ok, piccoletto, ci siamo! Puoi farcela, credo in te! Fin qui tutto bene! Hai trovato il tunnel! Non avere paura! Ok, questa è la parte difficile! Ma tu la fai sembrare facilissima! Spero che tu non soffra di vertigini! Guardati su una nuvoletta, ce l'hai fatta! Questo canale è divertentissimo, guarda come balla! Ciao a tutti, benvenuti al mio show! Oggi ho per voi una sorpresa dolcissima! Guardate che dolcetto delizioso! Sembra buonissimo! Oh, ciao mamma! Sono stata fuori tutto il giorno a spremere la carta di credito. Guarda mamma! L'accessorio perfetto per ogni casa! Molto carino, sì! E può essere vostro per soli $800! Quanto? Lo voglio, mamma, me lo compri, ti prego! No, non se ne parla! Ehi, posso avere la macchina per le caramelle? No! E adesso? Ho detto di no! C'è così tanto disordine! Mamma, la macchina per le caramelle! Ma che stai facendo? Per l'ultima volta no! Guarda questi tacchi! Mamma, mamma! Ah, un fantasma! Posso averla, ti prego! Non ti arrendi mai! Ok, lasciami prendere i soldi! Non credo che questi basteranno! Siamo un po' a corto di fondi! Questo è tutto quello che ho! Ma non è giusto! Mi dispiace, piccola! Aspetta! Questa scatola mi ha dato un'idea! Tranquilla, Emma, la mamma risolverà tutto! Metto la scatola su una superficie piana e adesso prendo un coltello ben affilato. Ritaglio 3 rettangoli dalla scatola così. Adesso rovescio la scatola, metto questo elastico sopra il rettangolo lungo e piego un pezzo di cartone e lo incollo qui. Metto questo bastoncino da questo lato e lo assicuro con lo scotch. Lo posiziono nella scatola e il bastoncino deve adagiarsi sull'elastico. Dovrà funzionare come una molla. Adesso passiamo alle decorazioni, deve essere divertente! E credo sia l'ora di provarla. Metto qui i soldi e premendo il bastoncino così. Ecco che escono i dolcetti! Che te ne pare, Emma? Oh, che meraviglia! Voglio le caramelle! Oh, sembrano buonissime! Che bontà, mamma! Ne voglio ancora! È straordinario! Grazie, mamma! Adesso ho una macchina per le caramelle! Non mangiarne troppe, però! Sì, come no! 1, 2, 3, via! Sì, ho vinto! Ho vinto stavolta! Voglio girare la ruota! Fuori dai piedi! Ai, mi hai fatto male! Attenzione, con cura! No! Sì! Ah, che divertimento! Ma ora mi annoio. Vuoi una bibita? Ottima idea, sì! Aspetta, te ne verso un bicchiere. Me la voglio proprio godere. Ci voleva proprio. Ehi, Annie, giochiamo ancora? Oh, no, non mi va. E ora che ne dici? Sono a corto di idee. Oh, dammi quel bicchiere. Ho un'idea, disegnerò sul bicchiere. Comincio con 2 occhi. Poi disegno una bocca e un naso, proprio così. È molto divertente. Questi cerchietti rosa saranno le guance. Ora aggiungo i baffi. Oh, è carinissimo. Ma non ho finito. Aggiungo anche 2 orecchie.
E adesso ritaglio qui da un lato e anche dall'altro. Arrotolo questa sezione così e faccio lo stesso dall'altra parte. Poi metto della plastilina tra due tappi di bottiglia, li premo così e avvolgo un elastico attorno. E con lo scotch fermo tutto. Metto un'estremità dell'elastico sulla parte arrotolata e poi lo avvolgo attorno al bicchiere. Lo aggancio all'altra sezione arrotolata così e metto lo scotch intorno. Poi piego l'elastico, deve essere bello teso. Quando lo lascio andare il coniglietto salta, che bello, è fantastico! Facciamo a gara, pronti? Partenza! Via! Ho vinto! Voglio la rivincita! Ti piacerebbe provare a creare una delle cose che abbiamo realizzato nel video di oggi? Beh, che aspetti? Ricordati di iscriverti al nostro fantastico canale e di condividere questo fantastico video con i tuoi amici creativi!